Nuovo appuntamento con il telegiornale di Fraser TV di Acqui Terme. Benvenuti ai nostri ascoltatori. Acqui lancia una call Europe tra le città termali per partecipare al progetto Erasmus+. L'Europa ha stanziato 69 milioni di euro per il finanziamento di eventi sportivi e progetti che proprio attraverso lo sport promuovano l'inclusione sociale e le pari opportunità, aumentando la consapevolezza dei benefici dell'attività fisica per la salute. A questo proposito, Palazzo Levi mira a costruire un partenariato collaborativo tra le città termali al fine di creare un progetto in seno a ETA. A livello transnazionale è possibile coinvolgere almeno 5 organizzazioni di 5 diversi paesi e il finanziamento massimo previsto è di 400.000 euro. Al centro del progetto ipotizzato dal comune di Acqui Terme ci sarà l'attività sportiva del rugby. Il sindaco Lorenzo Lucchini, che è anche vicepresidente di ETA, fa sapere che proprio in questi giorni incontrerà l'Acqui Rugby ASD per iniziare a sviluppare concretamente una proposta da presentare alle città termali europee. E parliamo ancora di promozione turistica, perché è allo studio un nuovo gemellaggio di Acqui con la città spagnola di Caldas da Montbui. Il sindaco Lorenzo Lucchini, in qualità di vicepresidente di ETA, parteciperà il 29 ottobre alla tavola rotonda sul termalismo in Spagna. In questa sede Lucchini avvierà una discussione per un eventuale gemellaggio con la città termale di Caldas da Montbui con il sindaco spagnolo Isidre Pineda. Il progetto è finalizzato all'avvio di scambi culturali, commerciali e turistici per lo sviluppo reciproco dei due territori. La città spagnola è situata a soli 30 km da Barcellona e da tempi lontani si caratterizza per la presenza di acque calde termali. È la prima città termale in Catalogna e possiede i bagni romani meglio conservati nella penisola. Pedalando tra le vigne del patrimonio dell'umanità UNESCO di Langhe, Roero e Monferrato, in questo momento in comune ad Acqui Terme si sta presentando il percorso Bracchetto d'Acqui d'OCG, un percorso ad anello di 90 km. Arte, cultura, enogastronomia, paesaggi, storia e tradizione sono solo alcuni degli elementi che caratterizzeranno questo viaggio in bicicletta. Ovviamente vi forniremo tutti i dettagli nelle prossime edizioni del telegiornale. Si svolgerà sabato prossimo, 19 ottobre, alle 17 al Teatro Ariston di Acqui la cerimonia di premiazione dei vincitori della 52esima edizione del premio Acqui Storia. Come ormai tradizione da alcuni anni, l'evento sarà presentato dal giornalista e conduttore Roberto Giacobbo. E allora andiamo a ricordare quelli che sono i vincitori. Nella sezione storico-divulgativa la vittoria è andata a Giampiero Piretto con il volume Quando c'era l'URSS, 70 anni di storia culturale sovietica. Nella sezione del romanzo storico il vincitore è stato Mattia Bernardo Bagnoli con Ricorda il colore della notte. Nella sezione storico-scientifica la giuria ha proclamato la vittoria di Giuseppe Pardini con il volume Prove tecniche di rivoluzione, l'attentato a Togliatti luglio 1948 e di Nicolas Stargardt con La guerra tedesca, una nazione sotto le armi 1939-1945. Sul palco saliranno anche le personalità insignite dei premi speciali. Il premio Testimone del Tempo 2019 è stato assegnato al celebre antropologo e geografo statunitense Jared Diamond, alla senatrice Liliana Segre, superstite dell'Olocausto, e al professor Stefano Zecchi, docente di estetica all'Università di Milano. Il premio La Storia in TV è andato al giornalista Rai e inviato speciale del TG1 Amedeo Ricucci, autore del libro Cronache dal fronte, parole e immagini. Premio speciale alla carriera invece per Donald Sassoon, professore emerito di storia europea comparata alla Queen Mary University di Londra, e Romano Ugolini, professore ordinario di storia contemporanea e docente alla Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Perugia. In occasione della cerimonia di premiazione dell'Acqui Storia, un premio speciale andrà a Roberto Di Caro per il suo impegno come cronista inviato dell'Espresso, che ha avuto modo di seguire da vicino guerre e crisi internazionali. Di Caro ha voluto condividere col pubblico la propria esperienza attraverso la fotografia. A questo proposito, la Biblioteca Civica di Acqui ospiterà la sua mostra fotografica Taccuino per immagini, curata da Sandro Malossini. Ci sarà un'apertura straordinaria nella mattinata di sabato 19 ottobre dalle 9 alle 12, poi la mostra verrà inaugurata lunedì 21 ottobre alle 16 e resterà aperta al pubblico fino al 4 novembre con i seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 13, dalle 14.30 alle 18, il venerdì dalle 8.30 alle 13.
In attesa della cerimonia di premiazione di sabato prossimo, il premio Acquistoria organizza anche un fitto programma di eventi collaterali. Venerdì 18 ottobre al Teatro Ariston di Piazza Matteotti ci sarà alle 14 la presentazione del libro Il fiume rubato, 117 anni di lotta di una valle per il suo fiume di Alessandro Elman. Alla presenza dell'assessore comunale alla cultura Alessandra Terzolo e dell'Associazione per la rinascita della Valle Bormida, Valle Bormida Pulita, interverrà l'attore Andrea Pierdicca e verranno proiettate immagini tratte dal film Il racconto del fiume rubato. Parliamo di libri, questa sera alle 21 in Biblioteca Civica ad Acqui ci sarà la presentazione del volume Dare e Avere, un'indagine dell'investigatore Michele Astengo. Interverranno gli autori Andrea Novelli e Giampaolo Zarini. Venerdì sera 18 ottobre alle 21 nell'ambito della rassegna Spazio Classica andrà in scena nella Sala Santa Maria di Via Barone 3 ad Acqui lo spettacolo a cura di Roberto Lazzarino Come una rana d'inverno per commemorare i 100 anni dalla nascita di Primo Levi. L'ingresso è ad offerta libera fino ad esaurimento posti. Vi ricordo ancora due eventi di domenica 20 ottobre dal mattino in Corso Bagni ad Acqui ci sarà il mercato straordinario organizzato da Confesercenti, mentre alle 18 nella chiesa di San Francesco ci sarà il concerto dei cori Santa Cecilia di Acquiterme con Jubilo di Molare. L'evento rientra nella quinta edizione di Aiutar Cantando e prevede una raccolta fondi a favore di ANFAS. Siamo allo sport, si è svolta a Giaveno la finale del torneo Master organizzato dalla Promo Box Boxing Team. Assoluta protagonista è stata l'Acqui Box con i pugili Ferco e Parillo. 75 kg, Ferco è stato il primo a salire sul ring. Il pugile è stato sfidato per la cintura regionale da Soliman. Dopo uno scontro duro e tirato, Ferco si è aggiudicato la vittoria ai punti, ottenendo anche la cintura come campione del torneo Master, detenuta dal suo avversario. Salgono così a 7 le vittorie consecutive di Ferco. È stato poi il turno di Parillo, 81 kg contro quei Dragaci, un match all'insegna dell'attacco continuo per tutte e tre le riprese, alla fine Parillo si è aggiudicato anche lui la vittoria ai punti. Al fianco dei pugili, come sempre, gli allenatori Daniele De Sarno, Abdul El Kannouk e Gianni Panariello. Il prossimo impegno della Box Acqui sarà il 19 ottobre, Ferco vestirà la canotta della squadra di box Elite Prima Serie del Piemonte contro quella Veneta. Questa allora era la nostra ultima notizia, io vi ringrazio come sempre dell'attenzione e vi ricordo che potete continuare a restare aggiornati seguendo le edizioni flash dei nostri telegiornali. Grazie ancora, ci vediamo la prossima settimana.